Ciao carissimi, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi parliamo di taglieri da cucina. Nei miei video li avete visti tantissime volte e sicuramente vi sarete accorti che i miei preferiti senz'altro sono quelli in legno, e il legno che adoro di più in assoluto è quello di ulivo. Ma che caratteristiche deve avere un buon tagliere? Innanzitutto deve essere, se parliamo di legno, deve essere di un legno duro, che non si sgretoli, che non si rovini neanche con i tagli del coltello, assolutamente che non assorba gli odori e quindi non contamini il cibo che andiamo a tagliarci. E poi, se è anche bello esteticamente, ciò non guasta. Nelle cucine dei ristoranti adesso quelli in legno sono proibiti, però per voi che come me siete amanti dell'artigianato, quello serio, quello autentico, oggi voglio presentarvi una linea di taglieri realizzati in ulivo pregiato e ultra stagionato. Ogni pezzo è un pezzo a sé. La particolarità è la bellezza della venatura. Anche se si può riprodurre una misura di un tagliere, l'uno non sarà mai identico all'altro, perché, come potete ben capire, le venature saranno certamente differenti. A me piacciono tantissimo sia i taglieri che i coltelli. Spero che questo video sia di vostro gradimento. Con l'occasione vi ricordo che, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di Sfizi di Calabria, così resterete sempre aggiornati sui video futuri, e condivideteli anche con i vostri amici, così magari anche a loro farà piacere guardare un po' di tradizioni calabresi originali. Bene, buona visione! Certamente prima che un pezzo di legno diventi un bel tagliere c'è tanto lavoro dietro. Questa che vedete è una tavola già semi lavorata, e questi sono i taglieri di cui vi parlavo nei preamboli iniziali del video. Le immagini penso che parlino da solo per dar giustizia alla bellezza del legno di ulivo. Senza dubbio è un legname molto lento nella crescita, ma resistentissimo poi una volta stagionato. Questi taglieri sono prodotti da un piccolo artigiano, naturalmente, ovviamente, calabrese. Ci tengo a sottolinearlo, perché quando viene acquistato un prodotto artigianale dobbiamo ricordarci che sosterrete l'economia del piccolo artigiano che con grandi difficoltà ha deciso di rimanere nella sua terra. Come misure più o meno vanno dai 30 fino ai 70 centimetri, ma volendo si può produrre il tagliere anche su richiesta particolare. Per la manutenzione dei taglieri, o per anche solo lucidarli, è consigliabile utilizzare anche del semplice olio extravergine di oliva, oppure ci sono degli appositi oli o cere che trovate tranquillamente in commercio. Poi il bello di questi oggetti, oltre la funzionalità, è che sono dei veri e propri complementi di arredo. Immaginateli in una bella cucina rustica, in una tavernetta, e poi possono essere utilizzati anche, oltre che per tagliarci sopra, anche come vassoio di portata. Metterli in una bella tavola imbandita al centro, come faccio io spesso nei miei video. I miei preferiti sono questi che hanno proprio la forma del tronco. Questi qua vengono solo privati della corteccia e poi rimane proprio la forma naturale e originale. Sopra potete tagliarci di tutto: verdure, pane, carni, pesci, anche perché, come dicevo prima, non assorbiranno l'odore. Ma magari potete sceglierne di averne almeno un paio in casa di due dimensioni diverse, che potete utilizzare a seconda delle vostre esigenze. Guardate che belle, dopo averci passato appena appena un filino d'olio viene subito messo in risalto la venatura spettacolare del legno di ulivo.
Come dicevo prima, seppur un tagliere può essere prodotto seconda della richiesta per quanto riguarda le misure o anche qualche personalizzazione particolare, dobbiamo sempre tener conto che l'uno non sarà mai identico ad un altro. Pertanto è anche questa la bellezza di avere un prodotto unico ed esclusivo. Sul nostro sito sfizzidicalabria.com trovate tutta la linea di prodotti alimentari calabresi, dai salumi ai formaggi ai sottoli, ma proprio come i prodotti che ormai spediamo in tutta Italia e in tutta Europa da oltre 15 anni, potrete avere a domicilio anche questi taglieri. Per il momento ancora non li trovate sul sito perché si tratta di piccola produzione di pochissimi pezzi, ma per qualsiasi informazione, curiosità, richiesta particolare, fate pure riferimento al mio numero WhatsApp che trovate qui in alto a sinistra, che è il 346 66 11 501. Mi fa piacere anche leggere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, soprattutto cosa ne pensate di sostenere i piccoli artigiani che in questo periodo, che non è dei migliori, certamente fanno fatica ad andare avanti. E mi farebbe piacere poter dare una mano mettendo a disposizione la mia visibilità. Pertanto questo video vale anche come invito: se sei un piccolo artigiano calabrese e produci un prodotto che secondo te merita di essere conosciuto e apprezzato, mi raccomando, puoi mandarmi qualche informazione anche tu sul recapito WhatsApp qui in alto a sinistra. Così, se posso esserti di aiuto, la cosa mi farà molto piacere. E poi arriva finalmente il tagliere, l'espositore a forma di Calabria. Questo non poteva mancare. Come vedete è alto ben 4 centimetri. Non è il classico fatto di multistrato con colla, eccetera, eccetera. Questo si tratta di legno di ulivo ed è tutta un'altra storia. Ciò non toglie che si possono riprodurre anche altre regioni. Così come si possono realizzare bomboniere o complementi da regalare per il vostro compleanno, l'unico limite è soltanto la fantasia. Ma giusto per un piccolo sondaggio, se vi fa piacere scrivetemi qui sotto nei commenti quale di questi è il vostro preferito, magari indicate le misure così posso capire a quale vi riferite. Personalmente, a seconda del mio gusto, quelli che mi piacciono di più sono quelli grandi, diciamo oltre i 60 centimetri. Questo per il discorso che facevamo prima, li posso mettere come vassoio di portata a centro tavola e poi in modo che sono anche più belli esteticamente da vedere. Appunto, a questi più grandi sotto vengono inseriti anche due piedini, proprio per tenerli sollevati dal tavolo e per aver più comodità poi quando dovete prenderli ed alzarli, anche perché sono più pesanti. Beh, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Anche questo è un pezzo importante della Calabria, con tutti i suoi prodotti artigianali e unici. Io vi do appuntamento al prossimo video e come sempre vi chiedo, se è stato di vostro gradimento, di condividerlo e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Un abbraccio a tutti da Gianluca e alla prossima!